dopo tutto ciò che abbiamo potuto ricordare vedendo la colonia Devoto, siamo arrivati a casa di questi due ragazzi e il maschio di questa famiglia, l'onorevole Lorenzo Rayeux Dasso, architetto, pescatore nonché forte bracconiere, ci sta facendo un omaggio delizioso perché con tutti quegli stichetti sta cercando di accendere un fuoco per cuocere sulla piastra. Cosa cuociamo, Lorenzo? Sì, ci siamo trasferiti dalle stelle alle pseudostalle a 1000 metri di quota. Abbiamo traslocato la cucina, un pezzo della cucina del Rayeux, che va sullo spirito sempre di quello che ci siamo raccontati per tanto tempo. Quando c'è un prodotto straordinario del Mar Ligure di altissima qualità, freschissimo, bisogna che cerchiamo di fare il meno danno possibile. Quale meno danno se non quello di fare sulla piastra, fare sulla ciappa di Ardesia con legno di faggio, con una giornata stupenda. Appena una scottata, un filo d'olio, un filo di sale, cos'altro? Un'insalata dell'orto. Ci metteranno un attimo, Lorenzo. Un attimo, una girata, se riusciamo con questo giravento a dargliela, ma è veramente questione di attimi. La massaia a casa, oggi lasciamo perdere i piatti complessi e complicati, torniamo indietro nel tempo. D'altronde, torniamo indietro nel tempo, un po' di fuoco, un po' di legna di faggio, due spiedini, un pesce fresco, un filo d'olio, un filo di sale, una scottata e siamo a posto, senza scomodare grandi ricette, grandi chef stellati. Io credo che il ruolo anche di uno chef, di un cuoco, se così vogliamo parlarne, sia quello di valorizzare, se hai una materia prima importante, quello che la natura ci regala, soprattutto parlando di un pesce selvaggio, per quanto possibile comunque biologico. Quindi insomma avere sempre una mano leggera, evitando di fare del danno, perché il più grande capolavoro io credo che sia quello della natura. Per quanto creativo, per quanto artista l'uomo, a parte i grandi del tempo che ci hanno accompagnato in questi secoli, insomma tutti cerchiamo di fare quello che possiamo. Io credo però che sia vino per essere girato, però ti servirà, gioco forza, un piatto per mettercelo. Sì, ma arriva. Se arriva. Arriva, abbiamo il cameriere che ci porta. Signore. Io credo, Giulio, che più che la telecamera, quello che possiamo sentire oggi, più che riempire gli occhi, sia l'olfatto. Sì. A me arriva un profumo straordinario. Delizioso. Una mescolanza di faggio bruciato e acciuga bruciolita. Sì, le fresche. Io credo che il più grande capolavoro sia questo. Possiamo soltanto diversamente cercare di avvicinarci, facendo il nostro possibile. Con questa cucina da campo ci stiamo ultimando le nostre fatiche, abbondando in questa mesta povera mangiata da campo, con questa contraddizione delle acciughe a 1000 metri al passo del buco. Ma io credo che ci stia, d'altronde la vita è complessità e contraddizione anche. Ora non mi fa riacclamare la telecamera, ora le assaggio anche. Certo, buon appetito. Sì. La,
Di che? Partiamo? Quello qui. Vai, vai. La buono. Cottura va bene? Fantastica. Fantastica. Adesso lo mangiare, Devo dire che è la prima volta che mangio le acciughe sulla... Beh, normalmente si mangia le sarde. Sì, ma aspetta, dove le abbiamo mangiate? Dove le stiamo mangiando? Beh, lì, dal gota del no, pesce. No, ma dove? Vedi, a Giaiette, non mi mica arriva al mare. E le mie peschette, usci me. Ah, giusto, vedi. C'è pieno di acciughe qua. Non c'è marcio. Dai una dentata. Che nasce 6 a mattina. Una dentata. L'influenza della provincia di Parma, ti sento. Ah! Ottime, ottime. Vedi? Specialmente queste sguarnite, perché bisogna confessarlo. Uno di questi spiedini è andato a finire parzialmente nel fuoco. Ah, vabbè. E allora noi mangiamo le orfane. Vabbè, ma sterilizzato bene. Le orfane. Peggio sarebbe forse da finire da qualcos'altro. Adriano prima diceva che siamo abituati a mangiare le sardine sulla ciappa. Non dimentichiamo che noi adesso siamo privilegiati, perché sentiamo le stagioni a tavola. Siamo maggio-giugno, siamo nel cuore della stagione dell'acciuga, pesce azzurro, poco cambia da una all'altra. Adesso soltanto i palati sopraffini possono discutere e trattare di questo, anche perché insomma la carne poi della sarda, anche lì sarebbe da fare un trattato. Perché prima era grassa e nessuno la voleva, adesso ogni anno prende un euro in più. Perché? Perché ci siamo accorti che il grasso, in particolare quello della sarpa, sono omega 3. Sentiamo le stagioni a tavola, maggio-giugno, le acciughe sulla ciappa, credo straordinaria, una scottata, attenzione a non farla asciugare, e agosto-settembre è la stagione della sarda, quindi rimandiamo ad una successiva puntata, magari con qualche porcino. Ma devo aggiungere qualcosa, che normalmente quando si fanno le sarde sulla piastra, te ganno duca besan che ti passi 40 docce per fartelo passare. Ma qui invece no. Qui finora sentiamo solo odore di faggio bruciato. Finché che mo fame. Finché che mo fame, poi vedremo. No, tu mio, l'ho dita come battuta, Giulio, però ti senti che profumo? Ma chi te la dà l'idea, scusa? Ma no, vabbè, no. Lea per fare una ricetta un po' perché Leo vuoi a fare bagnon, Lì vuoi a fare bagnon arrivana per fare una ricetta un po' ciucunfia, ma... Crede che vi si può fare? No, va bene così. No, bagnon ti devi fare quello qua, panare. O col pan grattato. Sì, direi che grazie alla perizia dello chef e alla disponibilità della garbata signora, anche oggi mettiamo i piedi sotto il tavolo. L'unica cosa fantastica è questo cane che mi scodinzola nelle gambe e mi chiede di tirargli la pietra. E non vedevo l'ora, ma conoscevo uno che era come lui. Ma non diciamolo. Taci, Andre. Allora dai, vediamo di mangiare. Vado avanti. Buon appetito. There's a place I can get to where I'm safe from the city blues, and it's green. It's quiet. Only trouble was I had to buy it, and I'll do anything I got to do
cut my hair and shine my shoes and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. As the swift bird flies over the grasses, dipping now and then to take his breakfast. Thus I come and go, and I travel, but I can watch that bird and unravel. And I'll do anything I got to do, and cut my hair and shine my shoes and keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden. With his love and his caring, he puts his life into beauty's sharing. And his children are his flowers, and they give me peace in quiet hours. And I'll do anything I got to do, cut my hair and shine my shoes, keep on singing the blues if I can stay here in Johnny's garden.